In questa puntata, giocare è una necessità umana? Cos'è un gioco di ruolo e cosa lo rende così speciale? Quanto è importante la creazione del personaggio? Che funzione svolge il master? Ma soprattutto, perché il gioco è visto come un tabù? Un saluto a tutti amici del web, sono Dado Bax. In questo video cercheremo di dare una risposta a queste ed altre domande sul mondo dei videogiochi. Ad aiutarci nell'analisi ci sarà Luca Bianchi in Arte Rei. Il nostro ospite è admin fondatore di Asgradel, uno dei giochi di ruolo per forum più frequentati in Italia. Oltre alla sua profonda passione per giochi di ruolo e videogames, Rei è senza dubbio il candidato migliore per illuminarci, avendo maturato sul campo una certa e solida esperienza. Cercheremo di rendere il quadro il più chiaro possibile, nella speranza di arrivare non solo ai ragazzi più maturi, ma anche e soprattutto ad adolescenti e ai loro genitori. È teoria comune che l'uomo e gli animali giochino per affermarsi psicologicamente, per affermare il proprio ego. Quando un bambino gioca, diviene cosciente di cose che sono esterne a se stesso, diviene cosciente di determinate regole che non soltanto regole di un regolamento di un gioco che funziona così, ma anche regole del mondo fisico. In generale si può dire, facendo un punto, che il gioco sia una necessità psicologica per prendere coscienza di sé. Il gioco consiste per lo più spesso in sfide. Superando queste sfide ci si sviluppa psicologicamente, si vince sempre qualcosa su se stessi. Ci rendiamo conto facilmente che il gioco non è dovuto all'intelligenza, ma è legato all'istinto. Infatti il gioco è un'attività che accomuna tutti gli animali, quindi uomini, cani, gatti, leoni e quant'altro. Tuttavia, sebbene abbia origini animali, è anche vero che nessuna attività umana ha la serietà del gioco. Basta vedere i bambini, essi sono estremamente seri quando giocano, non pensano in quel momento di scherzare, tant'è che il bambino che scherza mentre gioca è visto come un guastafeste. Ma allora si può parlare di Homo Ludens? Homo Ludens è una definizione di Huizinga, che aveva scritto un libro omonimo. All'interno di questo libro, Huizinga sosteneva che il gioco fosse la manifestazione concreta di una cultura nel presente, ovvero che la cultura di un determinato periodo storico si esprimesse attraverso il gioco e che il gioco stesso si evolvesse con l'evolversi della cultura. In questo senso, sì, si può parlare di un Homo Ludens, perché oggi come oggi, per esempio, la nostra cultura presente viene definita perfettamente dai videogiochi. Noi viviamo in una cultura che sta iniziando ad usare l'informatica come mezzo di comunicazione per qualsiasi cosa, come mezzo di archivio, come mezzo di lavoro, come mezzo di comunicazione, eccetera. E l'informatica si è introdotta inevitabilmente anche nel gioco, che è la manifestazione della cultura presente più adatta. I teorici hanno identificato quattro tipologie di gioco. Andiamo ad esaminarle brevemente. Agon è il gioco di competizione, dove ha importanza solo l'abilità del giocatore, o se volete, la sua skill. StarCraft 2 è Agon, come Street Fighter o gli scacchi. Alea è il gioco in mano al destino, è il contrario del precedente. Nell'Alea conta solo la fortuna, il gioco dei dadi, il gioco d'azzardo e in generale tutti quei giochi che sono principalmente guidati dal caso sono Alea. Mimikry è il gioco di imitazione o gioco simbolico, quando i bambini giocano ai cowboy o le bambine fanno le maestre o semplicemente quando un videogiocatore carica un salvataggio di Assassin's Creed. Ilinx, infine, è il gioco di perdizione. Si manifesta nei bambini quando si mettono a girare su loro stessi come trottole, fino a cadere per terra, mentre nei più adulti, Ilinx si può identificare nelle montagne russe o in tutte quelle giostre che scatenano emozioni forti. Il gioco di ruolo, pensate, è l'unica disciplina che contiene tutte e quattro queste tipologie di gioco. Agon, Mimikry e Ilinx sono le uniche tre categorie su quattro è possibile identificare in natura nel gioco, nel senso che anche fra gli animali c'è il gioco di competizione, il gioco di imitazione e il gioco di perdizione o di vertigine, come è più probabile che venga chiamato in riferimento agli animali.
L'unica cosa che manca agli animali è Alea, il gioco in mano al destino. Il gioco di ruolo è come se volesse riassumere il concetto di gioco esistente in natura e aggiungervi un elemento per elevarlo al di sopra di quello che viene compiuto dagli animali. È una specie di riassunto di tutto ciò che è effettivamente il gioco nella natura, come appunto come determinazione di sé, per intenderci. La creazione del personaggio in un GDR, si sa, ha un'importanza fondamentale. Quante volte ci sarà capitato di iniziare con un personaggio per poi pentirci a metà strada e riniziare il gioco solo per poter cambiare il nostro alter ego? Ma quali sono le ragioni psicologiche che regolano la scelta del personaggio? Innanzitutto, secondo me, dipende dal carattere della persona che sta creando il personaggio, però, al di là di questo, c'è una patologia psicologica che si chiama, è abbastanza famosa, la sindrome di Mary Sue. La sindrome di Mary Sue è indice di quando una persona crea un personaggio, soprattutto la si trova nella letteratura, che sia ideale, cioè il personaggio che rappresenti l'ideale di se stesso. Fondamentalmente ciò a cui si anela, ciò che si spera di diventare, ciò che si spera di essere. I personaggi Mary Sue sono fondamentalmente sono spesso gli ultimi della propria razza, sono spesso unici, hanno qualcosa di unico, come non so, capelli viola, per esempio, gli unici al mondo ad avere i capelli viola, hanno un passato tragico anche spesso. Ora, volendo fare un esempio, il primo personaggio Mary Sue che mi viene in mente è italiano, Nihal, la protagonista delle Cronache del Mondo Emerso, la trilogia fantasy scritta da Licia Troisi. Un ragazzo adolescente, nel pieno della sua crescita, preferisce un personaggio totalmente diverso da lui per fuggire da se stesso, oppure ne crea uno a sua immagine per riconciliarsi con se stesso? Gli adolescenti arrivati a una certa età iniziano a disprezzarsi, iniziano a disprezzare tutto in generale. Quindi cercano una fuga da se stessi. Alcuni lo fanno tramite il gioco, che è uno dei modi più sani, a mio parere, per farlo. Altri lo fanno attraverso le compagnie e altri ancora lo fanno attraverso le cattive compagnie. Ci sono anche i casi disperati in cui c'è gente che, pur di fuggire dalla propria realtà, lo fa tramite l'alcol, lo fa tramite la droga. Sono tutti processi di maturazione che porteranno alla riconciliazione con il proprio ego in età adulta. Il gioco di ruolo prevede le stesse figure del teatro, ma con alcune meccaniche invertite. Il regista è il master, gli attori sono i protagonisti, ognuno con il suo ruolo. Essi però brillano di luce propria e non si devono attenere ad un copione. La parola inglese play rende bene l'idea e accomuna attori e giocatori. Il master è un educatore, è una persona che è una guida che aiuta i giocatori, le persone che partecipano al gioco di ruolo, a confrontarsi con se stesse. A volte lo fa tramite le regole, a volte lo fa tramite l'improvvisazione. È importante, questa è una cosa che si perde molto nei videogiochi di oggi, perché in un videogioco non si può fare, purtroppo, ma che era estremamente presente nei giochi di ruolo da tavolo. Il master improvvisava. Personalmente non riesco a pensare a qualcosa che a livello di programmazione possa sostituire il ruolo del master. Come ho detto prima, il master in un videogioco è il videogioco stesso, però è un master molto rigido perché bisogna attenersi alle sue regole, bisogna fare quello che si può fare. Aggiungerei che la valutazione di un giocatore è una cosa estremamente delicata.
dalla valutazione dell'operato di un giocatore deriva tutta la gratificazione del gioco. Spesso si accusano i videogiochi di essere diseducativi o di indurre alla violenza. La verità è che il controllo dei genitori sui figli adolescenti e preadolescenti è spesso pari a zero per quanto riguarda i videogiochi. Non ha senso che un ragazzino non possa guardare film come Pulp Fiction o Fight Club e poi gli si permetta di giocare a GTA o a Max Payne. In generale, il videogioco sta diventando il capro espiatorio della situazione. Io penso che questo sia dovuto innanzitutto al fatto che è una novità, soprattutto il videogioco è una novità. I genitori degli adolescenti di oggi non avevano videogiochi. Perché mio figlio non studia? Psicologicamente lui, inconsciamente, piuttosto che incolpare se stesso del fatto che suo figlio non studi, preferisce prendere i videogiochi che lui non conosce, che al suo tempo non c'erano e lui studiava ai suoi tempi, e dire: beh, logicamente è abbastanza ovvio che mio figlio non studia per colpa dei videogiochi. Quindi io rispondo a questa domanda facendo anche un appello a tutte le persone che ascoltano, dicendogli: quando sarete genitori, quando sarete adulti, quando dovrete educare delle persone e queste persone non vengono su, tra virgolette, come volevate, prima di scagliarvi contro le circostanze, fermatevi un secondo e chiedetevi cosa avete sbagliato voi nell'educare questa persona. Il ruolo di un genitore deve essere quello di svezzare il figlio in ogni campo, anche quello dei videogiochi. Non si deve vedere il videogame come un parcheggio per un figlio irrequieto. Sarebbe bello vedere qualche volta un genitore sedersi accanto al suo bambino e partecipare al gioco, se non altro per entrare nel suo mondo. Come è normale per un padre giocare a palla con il figlio, deve diventare normale giocare con lui anche davanti al PC o alla TV. Luca Bianchi ci spiega il perché. Prima si parlava della sparizione del ruolo del master, ma in questo senso un genitore che si mette di fianco al figlio e gioca con lui a qualsiasi videogioco e gli dice: no, guarda, non dovevi fare così, no, devi fare così, oppure impara dal figlio e dice: cavolo, mi hai battuto, e cose del genere, non è forse l'equivalente del master? Non è forse la guida nel processo di confrontarsi con se stessi che è il gioco? Io pongo solo questa domanda, che è retorica. Che cos'è un tabù? Un tabù è un'azione da non fare, perché ritenuta sacrilega, maledetta, portatrice di sventura. Per fare un esempio, nell'antico Egitto era tabù guardare in faccia il faraone. È chiaro che i tabù hanno radici nell'ignoranza. Nella nostra società, per fortuna, non ci sono tabù in senso stretto, però ci sono determinate azioni che vengono comunque ritenute inopportune. L'impressione è che il videogioco sia una di queste. Ma perché? Quando una persona mangia, quando una persona dorme, nessuno dice è uno spreco di tempo. Perché tutti dicono, perché tutti devono mangiare, tutti devono dormire. Ma nessuno dice mai tutti devono giocare, benché sia una necessità psicologica tanto importante quanto la necessità fisica di mangiare e dormire. Questo perché, specialmente, vabbè, è famosissimo, giocare non ha una produzione, non produce niente. Di conseguenza, molta gente identifica nel giocare una perdita di tempo. E alla fantasia e all'immaginazione delle persone non viene dato spazio. Anzi, le persone che hanno troppa fantasia o troppa immaginazione vengono addirittura denigrate, vengono trattate peggio delle persone che vedono il mondo in maniera concreta. Un gioco di ruolo quindi significa prendere coscienza di sé attraverso un altro personaggio. Viviamo una vita parallela, con amici virtuali e storie fantastiche. Tutto questo però mi ricorda qualcosa. Ma Facebook è un gioco di ruolo?
Il problema è che su piattaforme virtuali si ha la tendenza, perché i mezzi sono tanti, a fingersi qualcun altro, anche nelle piccole cose, anche solo con piccole affermazioni, a fingere di essere qualcuno che non si è. Se Facebook è un gioco di ruolo? La risposta è no. Facebook non nasce con l'idea di essere un gioco di ruolo. Se la domanda fosse: c'è gente che usa Facebook come un gioco di ruolo? Allora la risposta sarebbe sì. È completamente diverso da un gioco di ruolo, perché il gioco di ruolo ti permette di fingere di essere qualcosa che non sei, ma lo fa tramite un mezzo, cioè un mezzo innocuo. Tu ti crei un personaggio e lui, quel personaggio che è completamente staccato da te, è un salvataggio sul tuo computer. Lui è qualcosa che tu non sei. Lui è il tuo mezzo per riconciliarti con te stesso e per fuggire da te stesso. Usare una piattaforma virtuale per fingere di essere qualcosa che non si è significa usare se stessi come mezzo per fuggire. Usare se stessi come mezzo, cioè tu diventi il tuo salvataggio, tu diventi il tuo personaggio. E questa è praticamente la versione malsana del gioco di ruolo.